Però ha piazzato molto bene anche il mio amico Fabio Poli, che è un po' di tempo che non sento e perciò sono felicissimo di ritrovare sui 100.5 di Azzurro FM, tra l'altro un Fabio Poli con la macchina nuova, o sbaglio Fabio? Ciao Flavio, ma cosa ne sai tu? Dove l'hai vista la mia macchina nuova? No, perché scusa, dovevamo sentirci settimana scorsa, poi mi dici Flavio, non posso fare l'intervista, dove finalmente mi è arrivato. Ho comprato il Porsche, no? Oh. Perché sai che adesso noi cantautori in questo periodo abbiamo un periodo di grazia, siamo pieni di soldi dai concerti, dai dischi, da tutto, e quindi ho investito. Diciamo. Fabio Poli, ti capisco, hai fatto benissimo, anzi sei stato ancora accorto, potevi prendere anche magari un Ferrarino, una Ross, con come vi sta. Ma sai, non sai mai quanto duri sulla cresta dell'onda, per cui ho detto partiamo piano. Hai fatto bene. Allora, Fabio Poli, senti, prima di tutto, fratello, come stai? Come sta andando? Sto periodo per voi artisti, musicisti, è veramente. Bisogna resistere, ecco, diciamo così. È terribile, Flavio. Io ti ringrazio di avermi invitato in trasmissione, perché ti dico, io sono talmente, si può dire, scazzato, sì. Cavoli, sì. Che sì, non mi viene neanche voglia di promuovere le canzoni, hai capito? Perché se poi non puoi fare i concerti, dove lì vedi proprio la depravazione della gente che salta una sopra l'altra. Noi abbiamo passato una vita, anche tu, perché lo so, a far divertire le persone, no? Sì. E come dire, per carità, due canzoni di ascolto le fai durante le serate, ma le altre 25 sono per far divertire le persone, no? E quindi questa cosa qua, mi ha proprio depresso, insomma, per cui adesso faccio solo le interviste con gli amici. Grazie Poli. E senti, basta, senti, perché tanto, come dire, in questo momento, come dire, non è che non sto promuovendo niente, in realtà sto facendo un atto di fede. Sì. Perché voglio un attimo anch'io lanciare un segnale, come per dire, ragazzi, dai, continuiamo, vediamo. Continuiamo con la creatività, magari, che ne so, la creatività aiuterà a superare questo momento. No? Ce lo auguriamo tutti, però sai una cosa, Fabio? Vedo che veramente a parte che io sto facendo quasi tutti 6 aperitivi, ma sono tristissimi, perché tanto poi la gente quando fai l'aperitivo non ti caga. Come dici tu, la gente ha voglia di divertirsi, di ballare. Sì. È per quello forse che sono tutti così incazzati, perché quella, il ballo, la musica, il canto è proprio una valvola di sfogo importantissima. Eh certo, e poi sai che comunque alla fine giustamente ognuno fa la vita, come dire, che può, e quindi quelle 2 ore di concerto ti cancellano tutti i problemi di una dura settimana di lavoro, no? Cui ti manca la valvola di sfogo, come dici tu, e la gente è ancora più incazzata. Vabbè, però insomma, Fabio Poli, io mi auguro, come tutta Italia, come tutto il mondo si augura, che si possa tornare a correre tra i prati, a fare all'amore, a cantare tipo Woodstock, capito? Come guarda, tu pensa solo quando finirà tutto questo, io farò 3 giorni consecutivi di live senza dormire. Okay, penso che lo feste. Credo che lo faranno tutti, Fabio. Allora, come nel Medioevo, sai, quelle cose che iniziano e non sai mai quando finisci, ma chi se ne frega, tanto è divertimento. Sacrifici umani anche, magari. Prendi i miei amici più sfigati. sodomia. Di tutto di più, Flavio. Quindi quando finisce faremo delle super feste. Quindi ragazzi, preparatevi. Ecco. Allora, speriamo veramente. Senti Fabio, sei uscito un disco che a me è piaciuto tantissimo. Poi tu c'hai un'impronta rock che ormai conosce tutta Italia, però mi devi spiegare essere Mauro Repetto. Io sono stato felicissimo quando l'ho sentito, no? E ho detto finalmente qualcuno che ritrova il grande Mauro Repetto, che insomma è stato un personaggio che poi è sparito. Però come mai proprio Mauro Repetto? Ma intanto tu l'hai ascoltata, ti è piaciuta, perché è una canzone seria, cioè non è una canzone che prende in giro la figura di Mauro Repetto, perché alla fine era una storia che andava raccontata. Giusto. La storia di Mauro Repetto, che conoscerà solo chi ha dai 35 anni in su. Chiaro. È un qualcosa che secondo me andava raccontato. Un po' come, passami il parallelismo stupido e ovviamente blasfemo, non so, Guccini, che ha raccontato la locomotiva, no? I cantautori storici raccontavano delle vicende non so, di 20, 30, 40 anni prima di quando scrivevano, no? Oramai gli anni 90, sono passati 30 anni dagli anni 90. Cazzo. Per cui è giusto andare anche a riscoprire questi personaggi, purtroppo ingiustamente dimenticati, perché alla fine Mauro Repetto è uno che a un certo punto non si sentiva felice
non si sentiva al suo posto, sì. Ha preso, è andato negli Stati Uniti, si è sputtanato non so quanti miliardi di lire e poi è tornato a fare una vita normale. E ha fatto benissimo, tra l'altro. Io, sai che 883 io tenevo per Mauro Repetto perché mi faceva divertire, capito? Max Pezzali forse troppo serio, mettiamo troppo. Ma comunque guarda che Mauro Repetto, il gesto di Mauro Repetto, oggi che noi andiamo a elemosinare il like, sì. Oppure il follow, seguitemi sul mio Instagram. No, Mauro Repetto è uno che si è sputtanato una fortuna, sì. In silenzio e si è vissuto la sua vita poi normale, per cui rispetto a quelli di oggi che elemosinano i like, che ne so io, cioè è un grandissimo statista a livello intellettuale. Sì, è vero, ma sai che poi andò a lavorare, adesso io non so che cosa faccio, ti dico la verità, però poi andò a lavorare per la Disney, no? Sì. Nei parchi. Beh, io ti do uno scoop, dai, perché dai. Io gli ho mandato una mail mesi fa. Sì. Perché avevo scritto la canzone e gli ho mandato una mail perché volevo informarlo che avevo fatto questa cosa, insomma, no? Certo. E l'avevo mandata anche a Cecchetto, anche a Pezzali, poi sì. Ho trovato che il suo indirizzo, a quanto ne so io, è direttore nell'azienda di design della moglie, quindi fa una vita normalissima. Ma dai, cavolo, poi insomma sono contento, se probabilmente si è sposato anche bene, perciò adesso... Esatto. Che cavolo. Lui fa ancora teatro, ha firmato dei pezzi con Pezzali... non so, nel penultimo album, insomma, comunque continua la sua parte creativa, però la sua vita ha cambiato decisamente, insomma. Però insomma mi piacerebbe vedere, ma pensa che bello quando tutto sarà passato, un concerto, un live con te e Repetto, sarebbe bellissimo. Ma infatti il mio sogno era che lui dicesse, che ne so, faccio un'ospitata nella canzone, capito? Era, io cercavo di attrarlo così, ma certo. Giustamente gli uomini seri, tutti di un pezzo, non si prestano a fare i fittoni, ha ragione. È chiaro, ha ragione, vabbè, però insomma fa niente, però non è ancora detto, adesso noi la suoniamo e la facciamo conoscere, anche perché esatto. È molto bella, veramente. Poi magari sai che fanno San Siro nel 2021, dico, se Max e Mauro mi fanno cominciare la serata con essere Mauro Repetto, io sai, dico già subito di sì. Che cazzo direi, Poli, come fai a dire di no? Allora, no, potrei anche io sono tutto ad un pezzo, ma non fino a questo punto, però. Che cavoli, se ti offrono un'occasione del genere, che fai? Gli dici di no, assolutamente. E se mi danno anche 1 milione di euro per aprire, dico di sì, Flavio. Allora, lo stesso. Fabio Poli, dove ti troviamo? Diciamo a tutti quanti i nostri fans, i tuoi fans, chi non ti conosce, dove ti si trova sui social? Ma un po' dappertutto, perché io rompo le balle sia su YouTube, dove ho un grosso seguito, che su Instagram, dove invece non mi caga nessuno, perché è per i giovani. Poi TikTok, che ancora è per i neonati, praticamente, quello non lo utilizziamo. TikTok, fratello. Mi sto astenendo, non ho fatto ancora neanche un balletto, quindi non funziono su TikTok. Che cavolo ci vuoi fare? Però insomma io e te abbiamo finito YouPorn, perciò possiamo essere felici, no? Di sta cosa qua. Nella sezione granny tra un sì. Po', Flavio, soprattutto tu. Sì, ormai io sono un granny, mettiamola così. Allora, grandissimo Fabio Poli, felicissimo di averti risentito, sai che Azzurra poi a casa tua quando hai bisogno noi ci siamo sempre per grazie, amici. Ma scusa, ti dico un'ultima cosa, dimmi. Hai fatto gli auguri al gallo? Sì, gli ho mandato gli auguri, ovviamente, come al solito mi risponderà fra 6 o 7 anni, però l'anno prossimo. Sì, però siamo felici perché il gallo sta bene, no? Cioè, cazzo. Infatti, grande gallo. Gli ho scritto auguri, sei tu il Terminator, perché cioè, a parte che gli stanno cambiando tutti i pezzi, però insomma è una cosa meravigliosa, sì. No? Andrebbe studiato il DNA del gallo, ragazzi. Assolutamente. Allora, Fabio Poli, fai tu lo speaker, presenta essere Mauro Repetto e noi ci sentiamo la prossima volta. Essere Mauro Repetto, altro che un morto di fama buttato nel successo, inceppare l'ingranaggio perfetto, partire e non tornare indietro. Lasciami come vorresti trovarmi, perché potremmo anche trovarci per gli auguri di Natale, anche se sono un tipo antisociale. Royal Bar, Rockstar, sulla statale. In fondo l'anno
quattro strane d'azione, aveva una pessima recensione, mezza stella scadente, ragazza acqua e silicone. Meglio essere ricchi ubriachi, famosi e fenomeni, che poveri alcolisti anonimi. È proprio il caso di dire, beati gli ultimi, se i primi sono rischi postumi, beh. È proprio il caso di dire, beati gli ultimi. Per ogni testa una croce, consuma e crepa veloce. Quanto futuro e passato, sì, ti è costato tutto più caro. Per ogni testa una croce, sali su e canta veloce, finché non ti passo perdi la voce. Essere malo nel petto, vincere la lotteria senza biglietto, sputtanarsi in un sogno maledetto, per scoprire di non avere un prezzo. Essere Mauro Repetto, scrivere hit per una qualche camera da letto. Pensa se al primo concerto ne avresti avuto un vago sospetto. Cari indignati, infilati davanti, che lo show comincia adesso. Nei giorni photoshoppati, in questa epica colazione. Comunque, preferisco Instagram alle persone. Per ogni testa una croce, consuma e muori veloce. Quanto futuro e passato hai sempre pagato il prezzo più caro. Per ogni testa una croce, sali su e canta veloce, finché non ti passa perdi la voce. Essere Mauro Repetto. Essere Mauro Repetto. Se vuoi essere Mauro Repetto, non puoi.